Ciao a tutti, benvenuti a questa quarta lezione. Oggi vedremo le curve, come funzionano, cosa servono e faremo anche qualche esercizio per vedere appunto l'utilizzare le curve nella modellazione. Allora, partiamo subito con creare la nostra prima curva. Quindi eliminiamo per la prima volta il nostro cubo e aggiungiamo, quindi premendo Shift A, un altro oggetto. E in questo caso facciamo una primissima prova e aggiungiamo un circle. Nel mio caso devo centrare perché avevo il cursore sbagliato. Ok. Allora, notiamo subito una cosa, entriamo in modalità di editing e notiamo che non abbiamo più i nostri vertici, come abbiamo visto prima, ma abbiamo queste specie di freccette che ci indicano la direzione della curva. Nel nostro caso possiamo avere, nel caso delle curve, o curve 3D o curve 2D. Notate la differenza, 3D, 2D. Allora, nella modalità 2D, se la curva è praticamente chiusa, allora Blender la riempie in automatico. Nel 3D invece la curva non è mai chiusa, quindi non possiamo chiuderla. Ma la differenza è questa, che noi nel 2D, se ci spostiamo nell'asse del Z, non potremo spostarci, mentre in modalità 3D potremo andarla a spostare. Ok? Quindi chiariamo subito quando usare una modalità 3D e quando utilizzare una modalità 2D. Allora, la modalità 3D la utilizziamo nei momenti in cui dobbiamo creare magari percorsi che devono essere assegnati alla camera piuttosto che a oggetti, quindi percorsi proprio dei tratti di movimento comodi e quindi li assegniamo direttamente con un percorso 3D in modo che possiamo anche spostarci in tutti gli assi. Mentre il 2D principalmente lo utilizziamo nella modellazione. Ok? Adesso oggi vedremo la modellazione 2D tramite appunto in questo modo, tramite shape dirette, e vi faccio vedere le varie funzionalità e poi vedremo anche la modellazione di curve alla quale andremo ad applicare il modificatore che si chiama Lathe. Che praticamente ci permette di screw, scusatemi, che alla fine ci permette di ruotare il nostro oggetto su se stesso per creare forme più complesse. Allora, partiamo subito con nel capire come funziona Blender nella modellazione di oggetti in questo modo. Allora, Blender ha una cosa positiva che ha sempre la stessa mentalità nella modellazione e quindi nello stesso modo anche le curve si modellano esattamente come al solito. Quindi se noi vogliamo aggiungere un punto da questo vertice a questo vertice non ci basta altro che selezionarlo e fare W sulla nostra tastiera, premere sul divide e di conseguenza abbiamo una divisione della nostra curva. Ulteriormente possiamo rifarla e abbiamo un altro subdivide. Allora, notiamo che Blender ci assegna in automatico queste funzionalità gli handles, ovvero ci permette di definire come deve essere la nostra curva. Ovvero, se noi ne selezioniamo due, diciamo di essere un vettore, notiamo che la curva in automatico viene raddrizzata. Questo è molto comodo se abbiamo una figura con diversi elementi, magari curvi e retti, quello è sicuramente una comodità perché ci mettiamo pochissimo a convertirla. Al contrario, se noi mettiamo auto, in questo caso è già auto free, praticamente cosa succede? Che Blender allora, con la modalità free, Blender ci dà la possibilità di modificare solo ed esclusivamente la parte della curva che ci interessa, senza andare a modificare la traiettoria della curva. Se noi questa zona qua la mettessimo auto, notate che per tutto Blender ha ricalcolato la curva in modo che fosse il più fluido possibile. E se io sposto il vertice,
mi sposta anche tutta questa parte qua della curva, perché lui cerca di adattare ciò che non interessa in modo che la figura sia più comoda possibile. Poi vediamo un attimino cosa succede se all'interno delle curve di Blender io inserisco un'altra curva, facendo sempre un altro cerchio. Lo scaliamo sempre col tasto S, identico a prima. Notate cosa succede. Blender in automatico mi calcola un buco all'interno del mio oggetto. Questo è bellissimo perché ci permette di avere le classiche operazioni booleaniche che in altri programmi risultano magari complesse o sicuramente lente. In questo modo ci permette di farle velocissimamente tramite le curve, quindi sicuramente è un aiuto veramente forte. Altra caratteristica importantissima delle curve sono queste, l'extrude e il bevel. Allora, l'extrude cosa fa? Come suggerisce la parola, mi permette di estrudere, ovvero allungare o diminuire l'altezza della mia curva, mentre il bevel mi permette di creare questo, diciamo così, questo scalino, che ci permette di avere oggetti più realistici, perché è difficilissimo che in natura o in qualcosa di lavorato ci sia un taglionetto tra il nostro lato superiore e quello laterale. Ok, e questa, diciamo così, è la modalità delle curve principali. Quindi io posso creare la mia curva, posso andare ad aggiungere altre curve all'interno della curva stessa. Se in 2D, in automatico Blender mi permette di bucare l'oggetto. Ora però vediamo un altro esempio di curva, magari un po' più complesso, ovvero le curve proprio di Bézier con il modificatore, come abbiamo detto, che ci permette di disegnare figure più complesse. L'esempio che stiamo per vedere viene utilizzato spessissimo se dobbiamo creare le curve che possono essere i pomelli di una porta, piuttosto che i vasi, piuttosto che altre figure simili. Allora, come facciamo? Allora, punto 1, facciamo Shift-A, curva, Bézier, curve. Ok, guardate, Blender nativamente vi setta sempre che avete la curva in 3D. Noi mettiamola tranquillamente in 2D. Ok? Poi, nel nostro caso, visto che andremo a disegnare lateralmente, ci conviene metterci nella vista frontale, anzi, mettiamoci nella vista laterale, anzi, no, rimaniamo in frontale, e praticamente andiamo a ruotare la curva. Quindi io ho premuto 1 sul tastierino numerico, faccio una R, e vado a ruotare di 90 gradi. Vi ricordo che quando ruotate, se premete la R e poi vi spostate, se tenete premuto il tasto CTRL, praticamente Blender vi fa scalare di 5 in 5 la vostra unità di misura, e quindi diventa molto più comodo ruotare. Adesso andiamo a spostarci sempre a 90 gradi sull'asse Z, in modo da avere la visione della nostra curva. La spostiamo sul lato destro. Ok. E ora vediamo direttamente come creare una figura più o meno complessa di un vaso o un bicchiere, come vogliamo. Allora, prima di tutto entriamo in modalità di editing. Assicuriamoci che queste due figure siano in modalità auto, quindi lui in automatico ce le allinea, e decidiamo più o meno la figura. Quindi io per adesso sposto questa in questa maniera e questa in questa maniera. Notiamo che se dobbiamo fare, per esempio, un calice per un vino o qualcosa, notiamo come già in questo modo la nostra figura principale inizia a prendere forma. Ok? Notiamo una cosa, abbiamo visto prima come fare a unire, a aumentare tra una curva e l'altra, un vertice e l'altro vertice di una curva, la nostra immagine, cioè aggiungere un altro vertice. Ora però come faccio per aggiungere un vertice da questo punto alla fine? Semplicemente, come abbiamo visto per i poligoni, il tasto E per estrudere ci permette appunto di aumentare un nostro vertice, quindi come se facessimo un'estrusione praticamente di una superficie. Ok,
allinearci un attimino. Ora vediamo semplicemente, anche se magari non ci può servire, ma facciamo finta di fare uno scalino da qua a qua che sia retto. Ok, come faccio? Allora faccio un'estrusione in verticale. Notate che però è tutto storto, quindi seleziono i due vertici, faccio vector, l'abbiamo visto prima. Adesso arrivo a sistemare un secondissimo la curva. E andiamo a estrudere di conseguenza l'altra nostra curva. Allora, fondamentale, cerchiamo di arrivare il più centrale possibile alla curva blu. Ok? Allora, risistemare un attimino, rifaccio un'estrusione anche in questo caso, perché il mio bicchiere magari è in forma un po' particolare. Ecco che abbiamo creato la nostra forma del bicchiere. Quindi notiamo una cosa molto importante, che è molto semplice modellare con le curve. Blender in questo è veramente potente, perché con gli stessi strumenti, con gli stessi comandi con la quale abbiamo visto gli altri lavori, praticamente ci permette di fare le stesse cose con le curve. Ora cosa facciamo? Andiamo a cliccare qua su questa chiavetta inglese, ancora non avevamo visto. Questa chiavetta inglese ci permette di andare a applicare praticamente tutta una serie di modificatori che permettono di appunto aggiungere gli strumenti che ci interessano al nostro oggetto per arrivare alla nostra soluzione che preferiamo. Ma la cosa importante è che tutto questo non va a distruggere la forma principale del nostro oggetto, ovvero se noi adesso andiamo appunto a creare lo screw, allora notiamo che esce una cosa del genere. Quindi a livello teorico io potrei dire, cavolo, ho rovinato tutto il lavoro. No, perché io posso disattivarlo, eliminarlo, la mia figura rimane. Quindi sono dei modificatori in tempo reale che vanno a appunto deformare il nostro oggetto principale per arrivare alla soluzione che ci interessa. Adesso noi rifacciamo uno screw, invece l'asse X andiamo magari a prendere l'asse Y, non va bene, allora andiamo a prendere l'asse X. Ecco che praticamente lo screw cosa ci fa? Ci fa semplicemente una rotazione a 360 gradi del nostro oggetto e praticamente ci dà la forma che teoricamente viene applicata. Questo è più o meno lo stesso procedimento con la quale i vasai creano i loro vasi. Allora, notiamo appunto, come detto, visto che sono modificatori in tempo reale, noi possiamo andare a modificare la nostra forma, tranquillamente. La nostra forma originaria non viene assolutamente toccata, quindi noi possiamo andarla a modificare per arrivare alla soluzione che ci interessa. Ok? Perfetto. Una volta che abbiamo la nostra forma, possiamo tranquillamente andarci a applicare, nel caso, i materiali o tutto il resto. Vediamo se funziona anche quest'altro modificatore, che è il solidifica. Il solidifica cosa fa? Fa semplicemente mica tanto, ma è un altro strumento veramente importante. Ci va a creare questo spessore se ci sono delle linee piatte, come nel nostro caso della linea curva. Col thickness noi possiamo aumentare questo valore e quindi avere una forma con anche uno spessore, senza starsela a modellare. Questo è veramente molto interessante, molto importante. Notiamo anche qua, torniamo sullo screw e abbiamo appunto i vari step. Se noi mettiamo 32, ok, abbiamo una forma molto più arrotondata e corretta. Una cosa importante, noi possiamo, se rimpiccioliamo con queste linguettine i nostri modificatori, possiamo anche alterare i modificatori. Notiamo però appunto che a seconda di come li spostiamo su e giù ci dà degli errori oppure ci fa delle modifiche che magari non ci aspettiamo. Quindi stiamo attenti a come giochiamo con i modificatori. Ok. Direi che per oggi il nostro discorso delle curve è stato affrontato. Settimana prossima vedremo come applicare Ah no, facciamo un'altra cosa. Vediamo praticamente anche altri due valori delle curve e poi vi lascio stare. Allora, cancelliamo il nostro bicchiere, facciamo un Shift A, Bézier sempre.
Andiamo a applicare sempre una curva in 2D, ok? Anzi, teniamola in 3D in questo caso, e vediamo un'altra potenzialità veramente impressionante che ha Blender. Allora, sempre scaliamo a 90 gradi la nostra curva, ok? Andiamoci a zoomare, quindi io premo il punto sul tastierino numerico, la scaliamo, andiamo magari a deformare ancora un attimino con l'estrusione, ok? E abbiamo questa curva qua. Allora, molto importante in Blender, e questa è veramente l'ultima cosa, se noi possiamo creare un'altra linea curva, in questo caso la faccio abbastanza semplice per a farla diventare più complessa, e possiamo dire che questa curva qua va ad applicare a tutta questa curva. Ok? Cosa vuol dire? Che adesso diamogli un nome, questa qua la chiamiamo curva Circle, e questo lo chiamo path. Ok? Gli dico che vado sempre nelle opzioni delle curve, gli dico sempre che il taper principale è il mio curva cycle. Ok? In questo caso non serve niente perché gliela rimetto anche qua allora tiriamola via un secondo da qua. Ok, notate cosa è successo, che la mia curva viene applicata direttamente al mio oggetto. Ok, quando gliel'ho messa anche nel taper, lui andava a deformarsi, notate che mi partiva basso per andare grande, perché lui prende la mia curva principale e gli applica delle teorie alla quale io posso andare a modificarla per avere la soluzione che ci interessa. Teoricamente queste due opzioni vengono fatte con due oggetti diversi, ma adesso nelle ultime versioni posso tranquillamente andare a scalare il mio oggetto e quindi posso avere la stessa funzionalità che se gli applicassi il taper, un secondo taper come oggetto. Quindi è inutile farlo perché possiamo andarla appunto a scalare manualmente come più ci interessa. Notate che se io vado poi a modificare l'oggetto principale, ok, vado a modificarlo, notate che la stessa curva principale mi viene modificata, quindi anche questo è veramente una cosa importante che c'è all'interno di Blender, ed è veramente bello. Le curve in Blender onestamente sono veramente importanti e conviene impararle bene, perché sicuramente ci saranno delle situazioni che saremo obbligati a utilizzarle. Ok, direi che per adesso è tutto. Settimana prossima vedremo le animazioni e varie altre funzionalità all'interno di Blender. Grazie a tutti e buona giornata.